Oltre ad essere una gara di Coppa Toscana, l'impegno a chiuse per la Men's Ba contro il San Giobbe, favoritissima per la promozione in Serie B, era anche soprattutto un attendibilissimo test per capire meglio il proprio valore. Ed essere riusciti a vincere 80-68 è una grandissima iniezione di fiducia per la formazione di coach Milli, oltre a rappresentare il secondo successo in altrettante partite in Coppa nel girone G. Anche la squadra senese, vincendo nettamente il primo turno, aveva confermato tutti i buoni propositi sul proprio conto, liquidando Terranuova 110-64. Il San Giobbe, tra le cui fila c'è anche l'ex SBA Francesco Cresti, è una nuova realtà della pallacanestro toscana ed ha allestito un roster di prim'ordine per cercare il salto di categoria. Agli ordini di coach Monciatti, tanti giocatori di categoria superiore, giovani di ottima prospettiva per un mix che si preannuncia altamente competitivo. La SBA ha vinto in rimonta, primo quarto 28-20 per San Giobbe, che chiude in vantaggio anche all'intervallo 44-38. Poi nel terzo quarto si concretizza la risalita Amaranto con l'Amen che si porta un solo punto dagli avversari 59-58. Nell'ultimo quarto i ragazzi di Milli prendono il largo per l'80-68 finale. Un grandissimo risultato contro una formazione davvero attrezzata che lascia ben sperare per questo inizio di stagione.